io rivendico il diritto di criticare radicalmente la violenza in sé e di poter essere il più anti-berlusconiano della compagnia, cioè di poter contrastare Berlusconi, di avere un progetto alternativo, ma di non doverlo e di non sentire l'esigenza di odiarlo, perché penso che l'odio si frapponga di fronte, diciamo, alla visione delle mie idee alternative come uno schermo lei cattivo. Lei non è un anti-berlusconiano, è una persona che ha una posizione diversa. Io le do atto che lei non è un anti-berlusconiano. No, ma io voglio dire questo. Io penso che in questo momento il disegno che considero anticostituzionale, che porta avanti il Presidente del Consiglio, quello di bombardare la tripartizione dei poteri, Berlusconi contro Montesquieu, di rompere l'equilibrio di pesi e contrappesi che contraddistingue l'architettura di una moderna democrazia costituzionale e ultimamente anche l'assedio nei confronti dei poteri di garanzia come quelli del Quirinale e della Suprema Corte, credo che rappresenti un disegno rispetto al quale io sento una criticità radicale, viscerale e alternativa. Senza tuttavia odiare Berlusconi, perché se lo odio si parlerà del mio odio e non del bisogno per me fondamentale di difendere i principi della nostra Costituzione. E allora, adesso parliamo tutti, professor Rodotà.